Buongiorno ragazze e ragazzi, video make up. Dato che alcune di voi su Instagram mi avete richiesto di realizzare diverse tipologie di video make up, allora ho iniziato subito con il primo. Dato che mi avete appunto richiesto lo smokey eyes, questa è una tipologia di smokey eyes che io effettuo di solito, come potete vedere. Quindi vi lascio alla realizzazione del video, fatemi poi sapere cosa ne pensate. Allora ragazze, direi subito di iniziare questo make up, quindi andremo a realizzare questo smokey eyes per occhi davvero magnetici, quindi un make up un po' intenso. Ho già realizzato la mia base viso, quindi procediamo subito. Prendo un pennellino di sfumatura acquistato da Find, vado a prendere la mia palettina Bella Oggi e scelgo come ombretto questo nero opaco, quindi lo vado a mettere ok, vado a prendere dell'altro. Quindi ragazze, come potete vedere, ho applicato l'ombretto nella piega dell'occhio, quindi creo una sorta di sfumatura alta e non lo applico sulla palpebra. Adesso prendo questo pennello sempre da sfumatura e vado a sfumare i margini dell'occhio per rendere l'ombretto meno evidente. Allora ragazze, riprendo di nuovo la palette, vado a prendere questo colore qui ragazze e cambio pennello, prendo il pennello numero 52 di Find e lo vado praticamente ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Ok ragazze, vedete il risultato? Ora prendo di nuovo il pennello di Find, il numero 12, pennello quindi per la stesura dell'ombretto, e prendo questo colore qui ragazze, questo bianco, ok, che comunque rimane sempre un ombretto opaco, e lo vado a stendere sulla palpebra mobile. Allora ragazze, prendo il mio eyeliner della Rimmel, è lui, quindi è il 24 ore, e lo vado a praticamente passare nella parte esterna dell'occhio e vado a creare questa riga di eyeliner abbastanza pronunciata. Vedete? Allora ragazze, lo stesso eyeliner lo vado ad applicare anche nelle ciglia inferiori dell'occhio. Ad
adesso vado a prendere un pennellino da sfumatura e vado a sfumare. Allora ragazze, vado di nuovo a prendere sempre la solita palette e vado a prendere questo verdino. Prendo questo pennello con punta fine e vado a sfumare qui sotto. Sto continuando a prelevare un po' di prodotto e a sfumare la parte inferiore dell'occhio. Ok ragazze, direi che... Allora ragazze, adesso vado a prendere il mio mascara, l'attuale mascara che sto utilizzando in questo periodo, che è il Wake Me Up di Rimmel London, e lo vado praticamente ad applicare sulle ciglia. Superiori e inferiori. Vedete? Fatto ciò ragazze, vado a prendere questo colore qui per creare un punto luce qui all'interno dell'occhio. Ecco qua ragazze, vedete? Ho così un pochino ingrandito l'occhio. Passiamo adesso alle sopracciglia. Vado a prendere la mia matita per le sopracciglia di Rouge Basé. Si tratta della 04 Gris Cendre e vado a dargli una sistemata, ragazze. Fatto ciò ragazze, vado a girare la mia matita e come vedete ha un scovolino per pettinarle e sistemarle. Adesso ragazze vado a prendere la base trucco pearlescente. In realtà ragazze questa base trucco io la utilizzo come illuminante qui per il contorno occhi, è della Bottega Verde, quindi vado a prelevare poco prodotto ragazze e lo vado a mettere qui. Vi faccio vedere che bell'effetto, lo vado a stendere in questo modo ragazze. Questo soprattutto d'estate io lo utilizzo tantissimo perché fa questo effetto stupendo. Guardate, molto molto luminoso. Adesso passiamo alle labbra. Vado a prendere la matita labbra sempre di Rouge Basé, eccola qui, e lei è la numero 11 fucsia. Questa è la tonalità.
per avere ragazze un effetto di labbra un po' più carnose, cercate di passare la matita labbra un po' più verso l'esterno appunto del vostro contorno labbra. Ok ragazze, adesso vado a prendere la mia tinta labbra sempre di Rouge Basé, eccola qua, questa tonalità 804. Questo è il packaging, sono tinte labbra che durano tantissimo ragazze, sono prodotti di buona qualità e la vado ad applicare. Aspettiamo un attimino ragazze che si asciuga. Ed ecco qui, questo è il risultato delle labbra. E questa ragazze è la realizzazione finale del make-up. Cosa ne pensate? Fatemi sapere se vi è piaciuto, se volete vedere altri make up di questo genere, magari non so, se avete delle occasioni speciali prossimamente, quando appunto tutta la situazione si sarà stabilizzata, lo realizzeremo insieme. Io come sempre ragazze vi invito a iscrivervi al mio canale e chi mi vuole seguire su Instagram, so che tanti di voi già mi seguono, ma qualcuna ancora no, quindi vi scrivo qua il mio nome, mi trovate come FedericaSweet02. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.